Oggi prepariamo insieme una crostata deliziosa decorata con crema al cioccolato e farcita con crema pasticcera e pan di Spagna. Davvero buonissima! Per prima cosa dovete preparare la pasta frolla. In questo caso ho utilizzato la ricetta di Ernest Knam. Vi lascio sempre alla fine del video il link con la ricetta. Stendete bene la pasta frolla su una teglia imburrata e infarinata e fate dei piccoli fori con una forchetta. Farcite con un velo di crema pasticcera che trovate sempre la ricetta alla fine del video. Sono circa 4 cucchiai più o meno di crema. Ora prepariamo l'impasto della torta. In una ciotolina mettiamo il burro morbido con lo zucchero e mescoliamo bene con le fruste elettriche. Aggiungiamo l'uovo e sbattiamo ancora. Versiamo l'acqua e infine mettiamo la farina setacciata insieme al lievito. Quando mettete la farina l'impasto va mescolato giusto un attimo, Ecco qua, l'impasto è pronto. Ora lo versiamo sopra la nostra crema. Vi sembrerà poco, ma fidatevi, è questa la quantità giusta. Spalmatelo bene. Ora non vi resta che mettere la crema al cioccolato all'interno di una sac à poche e decorare la torta come più vi piace. Vi ricordo sempre che la ricetta della crema al cioccolato la trovate sempre qui sul canale Kitchen Bradetta Ricette di Gabri. Potete decorare sia solo metà crostata che decorarla tutta quanta. Potete scrivere, insomma, fare tutti i disegnini che volete. È un'idea davvero molto carina e soprattutto molto ma molto molto golosa. Infornate la crostata a 180 gradi e fate la prova dello stecchino per vedere quando è cotta sopra. Ricordatevi sempre che la pasta frolla, una volta tolta dal forno, tende ad indurirsi, quindi mi raccomando a non farla cuocere troppo. E questo è il risultato. Ho preparato questa torta per una coppia di amici che abitano a Napoli e l'ho portata già 2 o 3 volte a loro perché è stata apprezzata. Spero che anche voi potete apprezzarla e noi ci vediamo alla prossima!